Ciao a tutti ragazzi, io sono Cocorì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio della Nozze Berry Challenge Generazione Rosso. Andiamo a vedere come siamo messi con gli obiettivi della challenge. Nello scorso episodio, in una giornata apparentemente tranquilla, siamo riusciti a raggiungere il livello 5 di carisma, mentre con l'aspirazione romantica seriale ci manca soltanto da andare ad un appuntamento romantico per completare la prima pietra miliare. Quindi andiamo subito in partita perché oggi succederà, come avevo un po' anticipato, di tutto e di più. Andiamo. Allora, eccoci tornati. Rispetto allo scorso episodio è passata la giornata. Ci siamo lasciati domenica sera, dove eravamo andati tutti a Nanna un pochino, come dire, un po' uggiati, visto che Rossella, insomma, aveva violato il coprifuoco, c'era stato, insomma, un piccolo diverbio col paparino. Nel frattempo è passata una giornata. È passata una giornata, Rossella è andata a scuola, è tornata, ha ripristinato un po' i bisogni. Adesso sono le 10 e mezza. E come mai alle 10 e mezza di lunedì sera la nostra Rossella se ne sta tutta così bella in gingheri? Aspetta che mamma e papà si addormentino. Ed effettivamente mamma e papà stanno dormendo. Ah, a proposito di mamma e papà, piccola parentesi, Edo mi è tornato. Sono andata al lavoro tutti e due. Edo mi è tornato e mi ha ricevuto una promozione a livello 8 di giornalista. Adesso è giornalista investigativo. Tra l'altro, nei commenti mi avete scritto alcuni che volevate che tenessi la progressione di fama per Edoardo, però lui ha scelto il ramo di giornalista, non di scrittore, che però è vero che si potrebbe ricevere fama anche come giornalista, effettivamente. Però, siccome noi adesso ci stiamo concentrando su Rossella e, insomma, poi un domani diventerà adulta, comunque lasceremo poi questa unità familiare, è un tipo di cosa che mi piacerebbe seguire con voi per bene. In un altro contesto, dall'inizio e per bene. Quindi, sinceramente, il nostro Edoardo è arrivato fino all'età adulta, fra un po' anziana, tranquillo e sereno. Ecco, vorrei lasciarlo in pace, insomma. È una persona che non ama stare sotto i riflettori, il nostro Edo. Poi vedremo la carriera sia di giornalista che di scrittore in un altro momento e la seguiremo per bene anche, appunto, magari con la componente della fama. Quindi questa è una piccola parentesi. Comunque, la nostra Rossella stava aspettando che mamma e papà dormissero. E perché? Perché ha sentito che c'è una festa molto esclusiva e stava aspettando che loro dormissero per sgattaiolare fuori di casa. Anche perché alle 11 sarà il coprifuoco. Lei in questo modo spera di non farsi beccare, visto che già il papà, insomma, il giorno prima l'ha un pochino rimproverata. Quindi pianifichiamo l'evento sociale, diciamo che lei ha sentito dire di questa festa, che ora vi faccio vedere dove si terrà, e quindi si troverà lì con tutti i ragazzi del gruppo, ovviamente. Quindi una festa da ballo. Quindi i nostri festaioli sono tutti quanti, quindi Fede, Alissa, Tommy, Nick e Jack, ovviamente. Andiamo. E questa festa scatenata si terrà proprio alla discoteca Pan Europa, locale super esclusivo nella ridente Windenburg, quindi andiamo assolutamente. Ok, siamo arrivati, perfetto. Bene, allora direi di andare subito a scatenarci tutti insieme. Dai, andiamo qui e intanto guardiamo insieme il DJ, così ci fughiamo un pochino. Eccoci qua. Sono tutti scatenatissimi. Dai, intanto salutiamo un po' tutti. Facciamo anche sempre interazioni carismatiche. E ovviamente salutiamo anche il nostro Jack come si deve. Quindi baciamo. Ecco qua, è scattato il coprifuoco, ragazzi. Sono già le 11 e mezza e noi siamo fuori di casa. Domani ci sarebbe anche scuola in teoria, però diciamo che la nostra Ross è in una fase un po' ribelle in questo momento. Ok, dai, stai salutando tutti? Sì. Ok,
Va bene. Dai, che poi andiamo anche un pochino a ballare tutti insieme. Ok, abbiamo salutato anche il nostro Jack. Direi che adesso possiamo anche metterci qui a ballare tutti quanti insieme. Dai, buttatevi tutti in pista. Eccoli qua. Proviamo a vedere se riusciamo anche a fare un ballo di gruppo. Che dite? Dai. Proviamo a fare un ballo di gruppo. Un due passo. Sì, riusciamo ragazzi. Riusciamo a farlo. Io adoro i balli di gruppo. Sono bellissime, guardate lì. Quanto siete belli. Adoro, bellissime. Che gruppetto scatenato. Il nostro Nick è rimasto fuori. Vabbè. Bravi ragazzi, bravissimi. Dai, andiamo un altro pochino a scatenarci nella console. Guardiamo tutti insieme. Poi che dite, ci andiamo anche a prendere magari qualcosa da bere, visto che è una festa. Dai, andiamo qui e potremmo anche ordinare delle bevande di gruppo volendo. Ma sì, dai, che ce ne frega, tanto sono i soldi di mamma e papà. Allora, cosa ordiniamo? Dai, ordiniamo birra per tutti, succo di malto, dai. Eccoci qua, tutti a bere tutti insieme, molto bene. E dai, continuiamo a fare un po' di interazioni carismatiche con tutti. Eccoli qua, che bel gruppetto unito. Per ora. Ed è proprio una bella festicciola tutti insieme, insomma sono un gruppetto un po' particolare, perché dovrebbero essere un pochino tutti a nanna a dormire in realtà a quest'ora, però va bene, loro sono un po' scappati via per partecipare a questa bellissima festa. Ed ecco qua, si beve, si chiacchiera, ci si diverte, ok. E direi che magari, finito di bere, appunto, possiamo tornare un altro pochino a ballare qui, a scatenarci, dai, balliamo ancora insieme. Ecco qua che Jack ci ha raggiunti subito a ballare, non ci molla un momento, va bene. Ed eccoli qui che stanno tornando tutti a scatenarsi, intanto Rossella sta andando a prendere qualcosa da bere e nel mentre che torna su, per l'appunto, rincrocia un attimo Nick in quella che sembra un'apparente conversazione molto innocente, in effetti. Se non fosse che questa conversazione innocente improvvisamente diventa un flirt. Vi ricordo che nello scorso episodio comunque Nick ci ha un pochino provicchiato e diciamo che non perde l'occasione nel momento in cui si ritrova un attimino non in presenza di Jack a flirtare nuovamente. Ed eccoli qui che loro, ecco qua, stanno un attimino, come dire, facendo qualcosa che effettivamente non si dovrebbe fare. Diciamo che in teoria sarebbe un pochino Nick che ci sta provando e diciamo che la nostra Rossella sta al gioco. Ed eccoli qui, Nick ci sta, come dire, palesemente provando e la nostra Rossella sembra abbastanza stare al gioco. Se non fosse che in tutto questo gli altri cominciano a domandarsi dove siano finiti la nostra Rossella e il nostro Nick, specialmente Jack, e quindi diciamo che cominciano ad andare a cercarli, anche perché si sta facendo tardino e sarebbe anche l'ora di rientrare a casa, come dire. Ed eccolo qui che sta arrivando. E mi sa che non l'ha presa per niente bene, mi sa che ci ha visti. Ai ai ai, guardate qui che faccia. Già, cerca di calmare. Mi sa che ci ha visti, ma questa volta non farà una scenata. Lei non si è accorta di niente, lui sta tornando indietro. Però adesso si sta rendendo conto che effettivamente è un po' di tempo che non sono in mezzo agli altri. La cosa potrebbe diventare sospetta, quindi torniamo insieme al gruppo qui e facciamo finta di niente.
Lei vede Jack che è un po' nervoso e cerca di calmare, gli dice: "Ma che cos'è? Qual è il problema? Zozo. Cos'è successo?" Varrogue. Come cos'è successo? Ti ho vista, sai? Ti ho vista cosa stavi facendo. Hai pure il coraggio di chiedermi che cosa. Di calmarmi che cosa ho? Al che lei chiaramente risponde perché già l'altra volta l'ha schiaffeggiata e quindi non si permette di farsi mettere i piedi in testa. E quindi gli risponde per le rime, quindi si comporta con durezza. Gli dice: "Ma come ti permetti di parlarmi in questa maniera?" Poi, tra l'altro, sono a disagissimo, sono le 6 di mattina, sono stanchissimi. Lei, però, è abbastanza infuriata e gli dice: "Se mi sono comportata così è solo colpa tua perché non fai altro che starmi addosso e mi hai praticamente spinto tra le braccia di Nick." Sminuisci la rabbia. Lui, quantomeno, mi tratta con rispetto e non mi urla in faccia come fai te, e sicuramente non mi mette le mani addosso come fai te. Infastidisci, tanto lei ha anche una testa calda, e quindi loro ragazzi stanno litigando di brutto. Provoca senza pietà. E respingi. Lasciami fare, non ci voglio parlare con te. Adesso me ne vado a casa e per qualche giorno non farti sentire. E quindi niente, lui se ne va via abbastanza adirato e lei abbastanza stanca e distrutta se ne torna a casa. E ovviamente tornata a casa, ciliegina sulla torta, chi la trova ad aspettarla? Ovviamente se non Edoardo, che questa volta è infuriato nero. Lei cerca di sgattaiolare zitta zitta quatta quatta in camera sua, ma stavolta non se la scampa la signorina. Ecco qua, questa volta la partaccia se la prende proprio tutta. Disciplina e comportamento recente e questa volta sarà severo, urla contro per aver infranto il coprifuoco. Questa volta non ci sono né se né ma. Ma ti sembra il modo di comportarti? Sei stata via tutta la notte. E chiaramente non finisce qui. Urla contro. Che Edoardo è veramente arrabbiatissimo, ovviamente era preoccupatissimo e quindi è veramente incavolato nero per il comportamento di Rossella. Rossella ovviamente non se le manda a dire anche perché è una testa calda e quindi chiaramente gli risponderà per le rime. Quindi comportati con durezza, infastidisci. E insomma, voleranno parole pesanti. Urla parole proibite a Edoardo. Questa volta Rossella la combina proprio grossa. Ha avuto questa bruttissima litigata con Jack. È super confusa, è super stanca, non ne può più. Ha passato una nuotataccia incredibile. Ora, combinando la cosa, si sta anche facendo la pipì addosso, benissimo, proprio. Una giornata del cavolo, veramente, per dire qualcos'altro. Quindi l'ultima cosa che vuole è sentirsi urlare addosso da suo padre. Quindi ancora comportati con durezza e poi ciliegina sulla torta. Gli chiederà di essere indipendente. Lei gli dirà: "Basta, io mi sono stufata, ci sono troppe regole in questa casa e te non fai altro che darmi addosso. Non mi capisci e non mi hai mai capito. Io adesso me ne vado via di qua, non voglio più stare in questa casa." E quindi basta, Rossella è stanca di tutto e di tutti e se ne va via di casa. Stanca, sporca, triste, confusa, se ne va via e lascia casa. In tutto questo, Esmeralda era nel suo laboratorio, ignara di tutto questo perché Edoardo, per non farla preoccupare, non le ha detto niente, quindi non ha assistito a questa scena. È convinta che la figlia fosse semplicemente a dormire, fosse andata a scuola presto la mattina. E quindi quando poi tornerà e parlerà con Edoardo e scoprirà che la figlia non sarà a casa, allora scoprirà quello che è successo. Dove andrà veramente la nostra Rossella? Che fine farà? Dove scapperà la nostra Rossella? Lo scopriremo nella prossima puntata. E
È sola, triste, confusa e appunto poverina ha bisogno anche di una doccia effettivamente e ha bisogno di un rifugio, un luogo sicuro, ha bisogno di qualcuno che la capisca e dalla quale potersi confidare liberamente. È presa tra due fuochi e non sa neanche bene lei che cosa fare, sembra che tutto il suo mondo felice d'improvviso le sia crollato addosso, un po' per circostanze sfortunate e un po' anche per scelte un po' avventate da parte sua. Ma quello che succederà, appunto, lo scopriremo nella prossima puntata. Guardatela. È proprio il riassunto di questa puntata, va bene. Io comunque per questo episodio mi fermo qui. Spero che vi sia piaciuto e come sempre fatemi sapere cosa ne pensate con un mi piace e nei commenti. E niente ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi.